A questo punto è ufficiale, come anticipato nelle scorse settimane, la stazione di Porta al Serraio sarà chiusa nelle ore notturne. Il comandante della Polizia Municipale, Andrea Pasquinelli, ha firmato con SGM Rete Ferroviaria Italiana la convenzione che prevede la chiusura del cancello al piano terra per l'accesso ai binari nelle ore notturne, in cui non è previsto il trasporto. La convenzione prevede l'impegno da parte delle ferrovie ad estendere il sistema di videosorveglianza anche alle banchine al piano terra e a installare un servizio di pronto intervento per assistere le persone che dovessero rimanere chiuse all'interno della stazione. Sarà compito di SGM invece garantire la chiusura del cancello negli orari di assenza del trasporto ferroviario, dopo aver verificato che non siano presenti persone sulle banchine, attraverso il servizio di sorveglianza presente per la biglietteria del parcheggio. Il cancello sarà riaperto al mattino successivo, circa 15 minuti prima dell'orario di partenza del primo treno. Il Comune, attraverso il Comando di Polizia Municipale, si impegna a garantire, nel caso di richiesta da parte di Polfer o Questura, l'intervento del proprio personale se si dovessero verificare imprevisti o difficoltà nelle operazioni di chiusura e apertura.